numero 5 Viola, si attende il momento per iniziare, arriva il fischio di Maresca. Stop, cerca un'idea, Zola, spalla alla porta, ottimo il pallone per Arthur, Bonaventura, un gol capolavoro di Jack ancora che al 17esimo porta in vantaggio la Fiorentina mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali, quinto gol in campionato per Jack. Ma cosa ho visto? Jack Bonaventura si è girato e l'ha sparata sotto il 7. Eh sì, effettivamente sì, lavoro sporco, sporchissimo di Enzola che dà questo ottimo pallone per Bonaventura e poi la qualità del numero 5 Viola che con una facilità estrema fa sembrare tutto facile, ma Skorupski qui poteva fare veramente poco. Grazie alle qualità del nostro numero 5 esplode lo speaker del Franchi. Braccio alzato Parisi e la tocca con la mano. Arriva il fischio di Maresca, parte Zirze, Terracciano, viene beffato da questa traiettoria. Bologna che trova il pareggio al 33esimo. L'altro calcia adesso. Lunghissimo questo rinvio da terra. Occhio a questo pallone sporco, prova ad approfittarne Selemakers, poi mamma Terracciano. Mia. Bologna era quasi riuscita ad approfittare da una circostanza che si era creata tra i reparti. Questo appoggio rischioso del Cino, poi Parisi e Terracciano. E così è una rimessa molto lunga del capitano, salta Nicolò Gonzalez, pallone che rimbalza, Iconè prova a girarsi, trattenuto rigore, vistosamente per rigore. La maglia, e arriva il fischio, il direttore di gara, rigore per la Fiorentina. Parte col mancino l'argentino. Bellissimo. Pallone da una parte e portiere dall'altra con una facilità estrema. Nico Gonzalez va a segnare il suo sesto gol in campionato con la maglia della Fiorentina al 49esimo. Ma ha tirato un rigore fantastico perché è arrivato dritto per dritto e l'ha messa nell'angolino senza neanche lasciare il tempo. Probabilmente Skorupski si aspettava il saltino, no? Il classico movimento di Nico Gonzalez, e invece in questo caso ha messo un piattone. Io solito Zirkzee che stavolta sbaglia ed è quasi una notizia, verticalizza subito Bonaventura per Kwame, esce Lukumi, sale anche Nico Gonzalez, sale Duncan, pallone ottimo per Nico Gonzalez con il destro, ha provato un tocchetto sotto a sorprendere Skorupski, la Fiorentina spreca un po' lo centrale. Moro, Ndoye, esce Ranieri, attenzione al cross, arretrato in ritardo e poi la Fiorentina con Terracciano su Ferguson, paratone, calcia adesso Terracciano e arriva il triplice, sì! Fischio di Maresca, finisce 2-1 per la Fiorentina in casa contro il Bologna.